Prego, consigliere Calise, grazie. Grazie Presidente. Ho già espresso la mia visione sulla faccenda. Noi siamo in una situazione di bilancio indubbiamente critica. Sappiamo quanto sia sottile la distinzione tra scuola comunale e scuola statale in questo momento e quanto sia difficile da gestire questa cosa, e che in un'ottica di spending review, risparmio, si stia andando in questa direzione. Ovviamente io credo che in questo momento, con le determinate scelte che sono state fatte in questi due anni di giunta Pisapia, un discorso di questo tipo su 1,8 milioni per una scuola, la San Giusto, non possa essere posto. È sbagliato. Perché di 2 milioni all'anno sono stati i portaborse degli assessori, ex articolo 90, che il TUEL sconsigliava vivamente in questa situazione di bilancio. Questo è uno solo degli esempi. Prima di tagliare questo tipo o di ripensare, perché non sembra che venga garantito lo spirito della scuola, ripensiamo l'Expo, i 30 milioni per le aree, che dal nostro punto di vista sono inutili. C'è un discorso di priorità, e in un'ottica delle scelte che sono state fatte fino ad ora, questo non è sostenibile dal nostro punto di vista. Detto questo, non posso che appoggiare la volontà di parlarne seriamente, numeri alla mano, dati alla mano, e ripensare questo. È chiaro che è una scelta della Giunta, quindi io come consigliere posso solo dare il nostro apporto come Movimento 5 Stelle. Ripensare, tagliare dove c'è, e ce ne sono tanti. Vi faccio un altro esempio: i sistemi informativi del Comune di Milano. È da 2 anni che abbiamo chiesto di rinegoziare quello che è vissuto come appalto esterno, facendolo indoor, ovviamente con la gestione fuori. Questo farebbe risparmiare 20 milioni all'anno, ma non è mai stato preso in considerazione. Perché? Perché ci sono degli appalti storici. Ripensiamo seriamente quello dove bisogna risparmiare, e a quel punto si potrà trattare seriamente anche questo discorso. Fino a quel momento la nostra posizione è contraria.